degli ex conduttori, essendo questo il 25esimo anniversario, li conoscete, quindi lasciatevi non solo spettinare, ma mi auguro che vi lasciate anche stupire da questo primo maggio, perché questo è quello che stiamo cercando di fare, perché in fondo la musica deve stupire, deve creare emozioni, e questo è quello che io posso impegnarmi, no, io prometto questo, poi spero di riuscire nell'intento, però insomma, grande contaminazione musicale e artistica e grandi momenti artistici, grazie. Grazie Camila, e a proposito di grandi artisti che spettinano, sei venuta a trovare il grande James Senese, uno dei più grandi sassofonisti italiani dei tempi di Napoli Centrale, con e senza il grande Pino Daniele, che io ricorderei molto volentieri in questa occasione. James, vuoi dire qualcosa a proposito del primo maggio? Ma cosa dire? Sono scesa un pochettino la voce. Niente, noi siamo qua per uno scopo molto preciso, no? Nel senso che Napoli Centrale è nata 40 anni fa esattamente, per lo scopo appunto dei lavoratori, no? Della gente povera, della gente che ha bisogno di essere difesa, capito? E voglio dire, questa nostra partecipazione in questo momento per noi è molto 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 importante. Molto importante perché poi il popolo da fuori vedrà chi è e chi non è nella giusta causa di questa situazione. Poi. Riporti sul palco Napoli Centrale e hai un ricordo del grande Pino? Vabbè, il ricordo è una cosa molto semplice da dire, no? Io e Pino siamo nati assieme, lui ha fatto parte di Napoli Centrale prima di diventare Pino Daniele, per 3 anni come Napoli Centrale. Dunque, da lì è nato il nostro sodalizio, la nostra amicizia, la nostra fratellanza che non è morta mai, no? Voglio dire, Pino è rimasto nel mio cuore, ma non come un fratello, ma addirittura come un padre, se vuoi, capito? Anche se io sono più grande di lui, no? Ma in realtà il suo modo di essere, la sua sensibilità è quella che ci ha legato molto di più, perlomeno io e lui eravamo come una stessa anima, una stessa anima. Scusate, l'ho voluto far ricordare a James perché è stata un'occasione importante questa di farlo. Per dire che a proposito di Pino Daniele ci sarà ovviamente un momento magico legato a un grandissimo della musica italiana che ci ha lasciato troppo presto, e però anche qua vi lascio scoprire quando, la modalità, comunque è una graditissima sorpresa. È un omaggio dovuto alla grande arte italiana. Quindi un concerto del primo maggio molto ricco come cast, ma anche come sorprese che si preannunciano, e a questo punto lasciamo, se non ci sono più cose da dire da parte vostra, lasciamo la parola ai giornalisti e al pubblico presente. Chi rompe il ghiaccio? Se ci sono domande, ben inteso. Mattia Marzi, Rock Hall.